perché quest'Aula rimane comunque quella adatta in cui fare dibattito, scambiarci opinioni e anche cercare di trovare, perché no, soluzioni. Questa proposta di legge è stata portata in commissione per ben due volte, la prima volta perché l'opposizione comunque ha chiesto la presenza dei Gianni, dell'assessore Fratoni, ma anche dell'avvocatura e degli uffici, perché avevamo bisogno di più risposte per chiarire un fatto che purtroppo tiene la politica sulle pagine dei giornali da tanto tanto tempo. E qui mi preme dire, mi dispiace che in questo momento non ci sia, alla collega Fratoni, che chi tiene il dibattito acceso, soprattutto sulla stampa, è il Partito Democratico, perché sembra quasi che si giochi allo scaricabarile. No, è colpa mia, Rossi dice, è colpa di quegli scriteriati che hanno portato in aula questo emendamento, e tra gli scriteriati evidentemente c'è anche il Presidente Gianni, visto che l'ha portato, votato e anche illustrato. C'è un problema... L'ha illustrato, è arrivato, chi l'ha illustrato? Presidente, ma stia tranquillo, non sto mica dicendo niente di particolare, Non serve agitarsi, Presidente. Non serve agitarsi, è vero, l'emendamento l'ha portato Pieroni, e allora chiederò a quest'Aula, dov'è Pieroni oggi? Perché sarebbe carino avere qui il primo firmatario di quell'emendamento e magari sentire anche la sua diversione, magari potrebbe spiegarci come mai ha portato quell'emendamento, così sgombrare il campo una volta per tutte dalla discussione sui giornali, mettendoci la faccia e dicendo la verità a quest'Aula. E allora domando, dov'è il consigliere Pieroni? Se qualcuno ci sa rispondere, noi siamo tanto curiosi dall'opposizione, perché Pieroni con noi, di questa cosa non ne ha mai parlato, mai. Quindi sarebbe bello invece capire dov'è, caro Presidente Gianni, il consigliere Pieroni, visto che la prima firma certo non era di Gianni. Gianni ha letto l'emendamento, come sappiamo, ha letto la parte illustrativa e l'ha messo in votazione, ma la prima firma è di Pieroni. Come io vorrei anche sentire intervenire gli altri firmatari di quell'emendamento, per capire se l'hanno firmato per spirito di partito, perché comunque era qualcosa di territoriale, o se sapevano gli effetti che quell'emendamento avrebbe avuto. Perché se c'è una cosa che qui dentro è stata detta e che io condivido, è che è importante che i consiglieri abbiano il diritto di presentare emendamenti. Vero, è importante. Ma presentare un emendamento presuppone anche la responsabilità di quello che si presenta. La responsabilità. E non solo verso la Costituzione, verso le leggi nazionali, verso l'Europa e tutti coloro che sono al di sopra di noi, ma soprattutto, in questo caso, verso i cittadini, verso l'ambiente, verso la salute e verso il territorio. E mi dispiace dirlo, ma nella presentazione di questo emendamento non vedo tutta questa onorabilità del presentatore o di chi ha avuto la brillante idea di portarlo. Perché poi quella legge, come sappiamo, è stata impugnata, quindi non ha sortito effetti. E non è neanche una giustificazione dire come tante altre leggi, perché se tante altre leggi in Regione Toscana vengono impugnate, evidentemente dobbiamo dire che abbiamo un problema. Perché ogni legge impugnata crea un problema ai toscani, a chi lavora, ai territori. Quindi forse dobbiamo fare più attenzione quando presentiamo le leggi, perché evidentemente a volte è proprio anche colpa degli emendamenti se queste leggi poi vengono impugnate. Perché le linee politiche le danno i politici, non le danno certi tecnici, no? Quindi su questo non è un vanto dire che tante leggi vengono impugnate, è una cosa che questa regione deve risolvere. Però sulla presentazione degli emendamenti rimane fermo il fatto che quando si presentano, io spero sempre che i colleghi, al di là delle idee politiche, mettano in campo responsabilità e correttezza e non interessi personali, non il tentativo di aiutare qualcuno, ma la volontà di aiutare la Toscana, i toscani, il territorio, tutelando in primis ambiente e salute. Questo è quello che un bravo consigliere regionale è chiamato a fare in quest'Aula. Siamo partiti da quell'emendamento arrivato all'ultimo momento, buttato lì, come qualche giornale riporta e come qualche intercettazione riporta. Poi però, quando questa legge è stata impugnata, la Giunta con delibera ha comunque deciso di difenderla. E qualcuno potrebbe dire è un atto dovuto, noi cerchiamo sempre di difendere le leggi.
Ma siccome ci abbiamo anche Enrico Rossi che ci racconta che sulle scale ha detto a Pieroni che quell'emendamento, se votato, era una cazzata e questo consiglio avrebbe fatto una cazzata, e allora evidentemente la giunta regionale di cui Rossi era parte non poteva non sapere, e nel momento in cui è stata impugnata non la doveva difendere, doveva modificarla alla svelta, perché se oggi siamo a modificare quella legge è solo ed esclusivamente perché c'è un'inchiesta in corso, altrimenti quella legge sarebbe ancora lì, sarebbe ancora lì, come tante altre che sono state impugnate e sono state difese. Quindi quello che è giusto dire in quest'Aula è che con la cancellazione del 13 bis prodotto da quell'emendamento non andiamo automaticamente a cancellare le infiltrazioni mafiose che ci sono in Toscana. E attenzione, non dico che la Toscana è terra di mafia, io dico che la Toscana è purtroppo soggetta a infiltrazioni mafiose. E dobbiamo essere noi i primi a fare in modo che questo non avvenga. Perché è con l'approvazione di certe leggi che noi rischiamo di favorire la malavita nella nostra regione. È evidente. Cosa fa la mafia? Cerca una crepa, cerca un pertugio per potersi infilare. E non è vero che questa, che con la votazione di questa legge, che noi voteremo, cancelliamo totalmente la pagina e il legame che la regione ha su questa storia, perché questa proposta di legge, questo emendamento fanno parte di un'inchiesta sulla mafia, non lo diciamo noi, lo dice la magistratura, e purtroppo fino a che non verrà fuori la verità questa brutta pagina non sarà cancellata. E mi dispiace dirlo ai colleghi che pensano di risolvere tutto oggi con la PDL 40, perché non sarà così, e non sarà così finché chi ne è responsabile non verrà in quest'Aula a spiegare a tutti i colleghi. Perché io non vedo nessuno. Io conosco tanti colleghi, eravamo qui la scorsa legislatura, molti di loro l'hanno votata, probabilmente anche, come si dice, tra di noi, a tradimento, perché si sono fidati di un emendamento di un collega del PD, e forse sono proprio questi consiglieri che dovrebbero chiedere a chi ne è responsabile di venire qui. E spero l'abbiano fatto. Lo spero tanto che l'abbiano fatto, di chiedere a Pieroni di venire in quest'Aula. Noi la votiamo questa legge perché riteniamo opportuno superare dal punto di vista giuridico-legislativo una tortura, un grave errore fatto dal Partito Democratico. Perché era una legge di manutenzione, una legge semplicissima che non ha di solito alcuna implicazione, che è stata trasformata in una bomba orologeria non solo per chi siede in questi banchi, ma per i territori, per i cittadini e per la salute di tutti i toscani. E allora quando si dice la mafia è merda, e io continuo a dire la Toscana non è terra di mafia, ma sicuramente la mafia è una montagna di merda, però bisogna anche essere chiari che la montagna di merda è stata messa anche sotto le strade, è stata portata sui nostri territori, perché anche quella è merda, perché rischia di compromettere la salute dei nostri cittadini e distruggere interi ecosistemi e situazioni ambientali già di per sé anche delicate. Rischia di distruggere chi nei terreni adiacenti ha delle coltivazioni, chi ha abitazioni. Quello che è successo non si cancella con un colpo di spugna, colleghi. Non si può cancellare con un colpo di spugna. E allora io voglio dire che chi oggi è assente, dispiace che sia assente, perché chi ha la responsabilità ci deve anche mettere la faccia. E a me poco interessa delle spaccature interne al PD quando Enrico Rossi dice una cosa e allora risponde la segretaria Bonafè e allora calmiamo gli animi del PD. Ecco, queste robe qui a noi non interessano. Certo però, a noi interessa la verità e continueremo e andremo avanti su questo tema. Andremo avanti con la commissione d'inchiesta presieduta da Elena Meini, ma con tanti onorevoli colleghi che sono all'interno di quella commissione. Perché io penso che chi ha la coscienza pulita non ha bisogno di nascondersi. E il fuggitivo che oggi non è in aula, forse bisogno di nascondersi un pochino ce l'ha evidentemente, perché se no veniva qui. E la responsabilità di chi ha in mano la regione, perché è maggioranza, non si ferma a una proposta di legge. Non si può fermare a una proposta di legge, perché chiaramente i cittadini ancora li aspettano.
E dal punto di vista ambientale, il danno che è stato fatto deve essere risolto il prima possibile. Questo, purtroppo, come sapete, non si cancella certo con l'approvazione di quanto è oggi in oggetto e soprattutto non cancella le colpe di tutti quanti. Perché ribadisco, arriva oggi in aula, ma se era una legge impugnata, questa proposta di legge sarebbe potuta arrivare tranquillamente a inizio legislatura o subito dopo che era stata impugnata, anche se era estate piena, poi c'erano le elezioni. Mettiamo a inizio legislatura. E invece siamo qui oggi a parlarne solo perché è uscita l'inchiesta. Perché altrimenti questa discussione oggi in aula non l'avremmo fatta. E per dovere di onestà che dobbiamo avere tra di noi, va anche ammesso. La scelta di portare questa PDL, che ripeto noi voteremo, è una scelta politica, perché si pensa di risolvere i problemi semplicemente con una proposta di legge. Non ha sortito effetti, per fortuna, però sappiamo che qualcuno ha cercato di utilizzarla, perché qualcuno l'aveva richiesta già dal 2017. Ed evidentemente c'era la volontà di utilizzarla. E dobbiamo ringraziare qui sì gli uffici per non averla applicata, certo non la politica. E allora in un mondo in cui la politica viene sminuita giornalmente, non c'è modo peggiore di sminuire la politica che utilizzarla per fini propri invece che utilizzarla per il bene dei cittadini. Questo è il messaggio che voglio lasciare a quest'Aula e che ciascuno di noi si deve ricordare ogni mattina quando si alza.